Torna ad Arezzo uno degli appuntamenti più attesi dell'inizio estate. Cosa succederà in città? Torna l'aperitivo d'estate, la notte arcobaleno ad Arezzo, un'iniziativa promossa dalla Regione Toscana che Confcommercio Arezzo ripropone convintamente per il secondo anno. Quest'anno cambiamo location dopo il grande successo dell'Anfiteatro Romano, scopriamo il Parato e la Fortezza Medicea. Sarà veramente una notte di arte, gusto, cultura, degustazione, un grande percorso enogastronomico, ma anche le visite guidate in fortezza che sarà aperta per l'occasione e resterà aperta dalle 18 alle 24. Scopriremo anche la bellissima mostra di Mimmo Paladino di scultura e quindi è veramente ce n'è per tutti i gusti. Ecco, a proposito di gusto, l'aperitivo d'estate come funzionerà? Beh, sarà molto particolare, con un cambio moneta, quindi tutti coloro che parteciperanno cambieranno i soldi, gli euro, e gli daremo proprio una moneta speciale per l'occasione, e in tutti i banchini potranno degustare appunto eccellenze del nostro territorio, dai vini ai prodotti tipici della nostra provincia. È necessaria una prenotazione? Sì, siamo già oltre 1000 prenotazioni, quindi invito tutti a prenotarsi e affrettarsi a partecipare all'evento. Una festa arcobaleno fatta in collaborazione con la Nazione e con la Regione Toscana, che apre al Forte Belvedere a Firenze il 20, passando per Montevarchi il 21 e per tante altre località della Toscana, e per chiudere in bellezza appunto al Prato il 23. Sarà un'occasione di grande festa, diciamo la grande apertura di un'estate che si presume sia una bellissima estate, cominciata anche un po' in ritardo, e direi che questa festa è la sintesi tra la grande collaborazione delle professionalità degli operatori del settore con i prodotti del territorio, che ne esaltano appunto la loro qualità, ma è anche lo stretto rapporto delle imprese, delle attività inerenti a questo settore che hanno con la nostra associazione, che poi è la vera chiave di successo della nostra associazione, il confronto col territorio, essere presenti nel territorio e cercare di stare accanto agli operatori. Questo è il nostro compito.